arriva dagli Stati Uniti il Mistress Day, vale a dire la festa degli amanti, che si celebra il 13 febbraio, anticipando di un giorno i festeggiamenti dedicati agli innamorati ufficiali, ovvero al San Valentino. Per moltissimi è un doppio appuntamento, infatti i fedigrafi di tutto il mondo avranno da festeggiare per due giorni consecutivi e gli italiani, a cui non manca certo la fantasia, riusciranno sicuramente a non sfigurare. Essere amante è uno status symbol e ti esonera da ogni responsabilità, da ogni pensiero, e quindi tutto viene per il meglio, insomma. Questo è. Ma non è una scemenza, perché innanzitutto si dice sta l'amante, vuol dire che non si ama. Se io avessi un amante, sicuramente mi farei portare a cena fuori e mi farei comprare tantissime borse costosissime. L'amante no, toccare il fuoco sì, catena e catenello no. Ciao, sono Laura. Un giorno all'improvviso mi innamorai di lui, aveva solo un piccolo difetto, c'aveva pure una moglie. Però, pazienza, mi sono presa il bello, i panni sporchi se li lava lei e io me la spasso. Ciao! Naturalmente, chi si prepara al giorno degli amanti dovrà prestare molta attenzione, senza lasciare niente al caso, perché l'importante è non farsi scoprire.